È iniziata questa collaborazione perché noi facevamo degli oggetti a Murano, per cui avevamo questa empatia, questa passione con il vetro, che è un materiale molto particolare, perché prima è liquido, incandescente, e poi invece diventa solido e assume una struttura completamente diversa, un oggetto arcaico, uno dei più affascinanti. Adesso siamo molto orientati, interessati, intrigati dalle forme organiche, da una visione, la natura, è come se la natura in qualche modo ci influenzasse, noi riuscissimo a leggere la natura e riportarla all'interno di un prodotto industriale. Questa collezione greca, per esempio, ha questo vetro che noi abbiamo chiesto di fare satinato proprio per risaltare la forma, che non ha punti di vista principali. Sono delle specie, voi lo vedete, adesso io ho in mano un prototipo, e non so, sembra un uovo di drago, noi non sappiamo come sono fatte le uova di drago, e ci ricorda per cui questo oggetto antico, contemporaneo, ludico, ma interessante, piacevole, è un oggetto davvero arcaico, organico e particolare poi alla fine. Il problema di questa lampada fondamentalmente era controllare la forma, ci abbiamo provato per molto tempo, ma poi abbiamo trovato l'equilibrio tra una serie di circonferenze, di sfere che si muovono nello spazio, che poi raccordandosi l'una con l'altra generavano un solido che era completamente asimmetrico su tutti i lati. Molto spesso in fornace, guardando, osservando gli oggetti che nascono in fornace, siamo rimasti affascinati da queste bolle, da questi oggetti asimmetrici che in qualche maniera non avevano un controllo se non quello della gravità, se non quello della pressione, del soffio del maestro, eccetera. Quindi volevamo in qualche maniera riprodurre questo all'interno di un prodotto che poi invece fosse ripetibile. Ci piaceva proprio cercare di non relazionare questo oggetto con niente di simmetrico. Il fare del design credo che comunque abbia a che fare con il dare una propria visione, una propria interpretazione dell'eccezionalità legata al fare il design. In questo caso questa eccezionalità nasceva proprio nel fatto di controllare una forma nello spazio e che questa forma generasse proprio una serie di visioni inaspettate e che girando intorno a questa forma si scoprissero in continuazione delle viste diverse. Il vetro poi finisce questo rapporto tra appunto dell'unicità, sia perché comunque un materiale che comunque non è controllabile al 100%. Mi piace l'idea di un oggetto che possa stupire, non scioccare. Un oggetto che poi quando ci si gira intorno cambia costantemente forma, cambia costantemente vista. Tipo l'idea di un oggetto che sia completamente organico, completamente libero, apparentemente libero, poi in realtà è invece, come avete visto prima, un oggetto completamente progettato e controllato. Magari un po' ispirata all'uovo di Piero della Francesca. Non ha una direzione privilegiata, ma le ha tutte.